Eccoci qua, eccoci in diretta. Naturalmente qui siamo con tantissimi amici che stanno telefonando, contattando, messaggi su tutti i fronti. Stiamo cercando anche di contattare, naturalmente, per capire quello che accade. Lucio, stavi dando qualche reazione ancora? Sì, arrivano l'Equipe, il più grande giornale insomma al mondo, quello prestigioso francese per intenderci, quello che assegna il pallone d'oro, e intitola: è morto un dio. Platini dice: il nostro passato che se ne va. Cioè, tutti i grandi campioni che rendono omaggio a quello che è stato il campione con la C maiuscola. Io torno a battere su un concetto: Maradona è al di là del tifo napoletano e al di là del tifo argentino. A proposito, ovviamente a Napoli lutto cittadino, proclamato lutto cittadino, in Argentina ben 3 giorni di lutto nazionale. 3 giorni in Argentina. Cioè, è come se in Inghilterra morisse la regina Elisabetta. Il sillogismo più o meno è quello, eh? Cioè il peso dell'uomo Maradona, al di là dei problemi, ma che forse l'hanno reso ancora più un'icona e lo passeranno direttamente alla storia, ma lui già aveva fatto la storia, lui è la storia, e non solo del calcio, per quello che ha rappresentato. Lui era il campione venuto dal nulla, il campione che palleggiava con le arance, era diventato il più grande di tutti, e nonostante ciò non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai dimenticato di voler lottare per i più deboli. Insomma, queste sono cose che poi fanno parte del DNA della nostra città, del nostro essere napoletano. Ma stasera, al di là dell'essere juventino, milanista, fiorentino, veronese, quello che sia, io sono convinto che tutti i tifosi di calcio, tutte le persone, stanno piangendo e sono tristi, perché, come diceva Gennaro Monturi prima, se n'è andato un fratello. Perché quando tu parli di Maradona è come se parlavi di tuo fratello, è come se parlavi di una persona che veramente conoscevi, magari anche quelli che, come, a differenza nostra, non hanno avuto neanche la fortuna di poter applaudirlo al San Paolo. Allora, al telefono abbiamo un ex capitano del Napoli, stato nel Napoli diversi anni, Oscar Magoni. Ciao Oscar. Comunque, hai saputo della notizia anche tu? Purtroppo sì. Questo 25 novembre è una giornata maledetta, perché nel 2005 se ne andava George Best, un altro grande campione inglese, e oggi purtroppo ci ha lasciato il re di Napoli, il dio del calcio. Insomma, io credo che è una giornata triste, perché Maradona, è vero, ha giocato nel Napoli, ma è il campione di tutti, insomma. Sono quei giocatori che sono veramente mondiali, universali. Maradona, in modo particolare poi per i napoletani, naturalmente ha un significato ancora più stretto. Io, che ho avuto la fortuna di giocare con la maglia azzurra, ho vissuto, ho sentito, ho respirato tutti i giorni veramente questa leggenda, e niente, è stato un grande nel campo, ha vissuto la sua vita veramente alla grande, sempre al massimo, forse anche troppo in certi casi, però oggi se ne va, e dunque rimane la leggenda di Maradona, rimane quello che ha fatto di buono, e naturalmente nel calcio per Napoli ha fatto un qualcosa di veramente incredibile, di inarrivabile, credo. Dunque, ecco, se mandiamo un po' le immagini anche dei gol di Diego, ragazzi. Volevo ricordare a Oscar Magoni che si parla subito già da stasera dell'intitolazione dello stadio a Diego Armando Maradona, e poi naturalmente si susseguono le iniziative. Oggi sarà acceso San Paolo, stasera resterà acceso tutta la notte in memoria, diciamo, una veglia verso quest'uomo. Ci sarà il lutto cittadino domani, ci sono 3 giorni di lutto in Argentina. Ci sono, naturalmente, si firma anche per un minuto tutta la Champions League. De Laurentiis ha appena dichiarato: voglio trasmettere il volto di Diego per tutta la partita di domani. Ah. Ma a me sembrano che siano tutte iniziative che siano giuste, che siano il minimo che si potesse fare per un campione del genere. Io credo che lo Stadio San Paolo si potrebbe chiamare Stadio San Paolo Diego Armando Maradona, sarebbe bellissimo. Dunque, insomma, Maradona merita qualsiasi tipo di riconoscimento per quello che ha dato, e dunque veramente tutto il mondo oggi parla di Maradona, perché, ripeto, non è solo il campione di Napoli, dell'Argentina, ma è un campione, il campione del mondo, dunque veramente lo conoscono tutti Maradona, tutti l'hanno visto giocare, e
comunque mi sembra che poi Napoli in modo particolare sappia rendere merito a questo grande campione, non solo oggi ma anche nel futuro. Oscar, possiamo dire che se Maradona nel passato ha diviso un po' i club, no? Si parlava di come noi per esempio oggi non abbiamo, insomma, un po' così verso Ronaldo, sai, verso questi giocatori mostra, diciamo, sì. La sua scomparsa oggi forse nel panorama calcistico italiano, diciamo, più che altro dove c'è molto campanilismo, gli rende onore. E forse gli rende anche quei meriti che forse gli voleva togliere quando calcava i campi di calcio. Ma è naturale, quando un giocatore gioca in una squadra che è in attività, tutti naturalmente difendono proprio Beniamino e ci sono comunque campanilismi, c'è una guerra calcistica di fede che ogni società e ogni tifoso porta avanti. Però ripeto, sono leggende. Quando vengono a mancare questi personaggi, che poi alla fine rimane la carriera, rimane quello che ha fatto, quando un giorno tra mille anni se ne andranno Ronaldo, Messi, Pelé, cioè non sono i giocatori di tutti, sono giocatori che non si possono non amare, a prescindere che giochino anche con la maglia del peggior nemico. Ma va dato merito e va dato all'onore delle armi a un calciatore che non è stato solo un calciatore, è stato un simbolo. E dunque naturalmente tutti, sarebbe stupido veramente oggi non riconoscere a Maradona quello che è stato sui campi da calcio. Chiaro, è un uomo che ha diviso molto, perché gli atteggiamenti magari fuori dal campo non sono sempre stati così lineari. Naturalmente ha avuto anche molti detrattori, ma sicuramente, ripeto, quando poi un campione del genere se ne va, rimangono le cose belle, le cose importanti, rimangono veramente, sono quelle icone del calcio che rimarranno per sempre. Vuoi fare una domanda, Oscar? Sì, in realtà avevo due curiosità da girare ad Oscar Magoni. Volevo sottolineare un passaggio che ha fatto poc'anzi quando diceva: oggi sai, Oscar, mi permetto di darci del tu, nonostante non abbia il piacere di conoscerti da vicino. Prima hai detto una cosa secondo me eccezionale, nel senso che oggi spesso si sentono le dichiarazioni di alcuni calciatori: io faccio di tutto per andare alla Juventus perché un giorno ho la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, voglio andare a Barcellona per potermi confrontare con Lionel Messi. Tu sei arrivato al Napoli qualche anno dopo Maradona, eppure quell'atmosfera, quella maglia così pesante, a differenza del numero, voglio dire, ovviamente, che si indossava, ancora si percepiva e ancora oggi si percepisce. Cioè, vado al Napoli perché in quella squadra c'è stata Maradona. Assolutamente sì. Il Napoli è Maradona, Maradona è il Napoli. Secondo me Maradona ha giocato anche nel Barcellona, ha giocato in altre squadre, ma veramente l'icona calcistica, il simbolo calcistico. Non so come dire, veramente, quando si dice il sangue non è rosso ma è azzurro, quello che ha lasciato a Napoli e quello che ha ricevuto da Napoli credo che sia stato veramente unico per lui, pur avendo giocato in altre grandissime squadre. E Napoli è questo, cioè Napoli è Maradona. Cioè. Oscar, a testimonianza di quello che dicevi tu poc'anzi, che Maradona ha il merito di unire, ci sta ovviamente lo sfottò tra varie tifoserie, specie quando si è ancora in attività agonistica. Poco fa la Juventus ha pubblicato, per omaggiare Diego Armando Maradona e per salutarlo, il gol che fece, quello storico del calcio di punizione a tacconi in quel famoso 3-1. Sì. Cioè, questo per far capire che come non rendere onore e merito al più grande di tutti i tempi. No, infatti l'ho detto prima, sarebbe veramente stupido pensare che oggi ci sia qualcuno che guardi ancora il campanilismo davanti veramente al dio del calcio, veramente a un giocatore che se giocavi contro ti faceva ammattire calcisticamente, lo potevi odiare. Però non apprezzare i gesti tecnici di Maradona, non apprezzare certe giocate, non capire che questo era veramente un fenomeno, sarebbe da stupidi, e infatti nessuno lo fa perché è giusto che sia così, insomma, Maradona è Maradona. Ti ringrazio per essere stato con noi, Oscar.
Grazie a voi, peccato che questa giornata sia così triste. Infatti. E questo maledetto 25 novembre che doveva essere oggi una bella giornata, visto che c'è anche la giornata contro la violenza delle donne. Sì. È una giornata molto importante questa, visto anche tutti i problemi sociali che ci sono, le tensioni sociali che ci sono in questo momento in Italia e non solo. Ma questo 25 novembre è una giornataccia, dunque la dovremmo cancellare. Andiamo a dormire oggi veramente con il cuore più triste, e io lo dico da ex giocatore, da uno che ha avuto la fortuna di giocare nel Napoli e di aver visto anche appunto la città stessa, aver vissuto Maradona, diciamo, anche se non proprio di persona con lui, però è una giornataccia. Sì, hai ragione. È una giornataccia. Allora, grazie Oscar Magoni. Allora, grazie a voi. Grazie. Se andiamo sul mio computer, ragazzi, c'è l'intervista che il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha realizzato qualche istante fa. Se mi date il video con l'audio lo potremo anche sentire. Dovendogli dare un ruolo nella famiglia. Fortunato per tutti, la data del 25 novembre resterà scolpita nella memoria anche per quanto riguarda il calcio, per la morte di Diego Armando Maradona. Lei, caro vice direttore della Gazzetta dello Sport, stiamo parlando. Perché mi sembra che abbiamo come se avessimo un doppio audio. Dobbiamo un attimo organizzarci. Lucio, nel frattempo sì, vi dico che il figlio di Diego Armando Junior, che è ricoverato al Codugno, lo ha preso dai media, quindi dolore nel dolore, e tra le persone più sconvolte per la dipartita di Diego Armando Maradona c'è Ottavio Bianchi, il quale ha detto: io non riesco a parlare, è una cosa che non riesco ad accettare, per cui ha deciso di non rilasciare nessuna intervista. Ha parlato anche il presidente di Diego Armando Maradona, ossia Ferlaino, detto: c'è poco da dire, è soltanto il momento delle lacrime, così come ha twittato tra le altre cose la società Calcio Napoli qualche istante fa. Allora io chiederei anche alla nostra regia, naturalmente possiamo prendere anche qualche telefonata di qualche telespettatore che vuole esprimere un suo ricordo, un suo commento, la sua impressione. Questa è la vostra trasmissione, siamo aperti a tutti, naturalmente vi daremo strada facendo le notizie che arrivano sui nostri siti, sulle nostre diciamo così pagine di collegamento. Vuoi sentire Insigne? Voglio sentire anche Insigne, sì. Ovviamente il capitano del Napoli, sei diventato un napoletano doc, ci hai dato tutto e ti ameremo per sempre. Bellissimo messaggio di Lorenzo Insigne sui social dopo la notizia della morte di Maradona. Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli sei diventato un napoletano con la N maiuscola. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l'hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l'amore. Sono cresciuto sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta, vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il più grande calciatore della storia, sei stato il nostro Diego. Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti niego che mi tremavano le gambe. Per me hai avuto sempre belle parole, parole di conforto che non potrò mai dimenticare, che custodirò per sempre dentro di me. Da tifoso, da napoletano, da calciatore, grazie di tutto. Dios. Sono parole veramente di un autentico capitano, è questa. Allora, se siamo pronti, potremmo vedere se riusciamo a mandare questa intervista alla Gazzetta dello Sport. Molto interessante. Quando per tutti la data del 25 novembre resterà scolpita. Allora, fermati un attimo, non riusciamo a togliere parte un qualche altro link, probabilmente. Ma torneremo a rifarlo. Sai cosa mi veniva in mente? Questa immagine di Diego Armando Maradona che varca la soglia del paradiso al cospetto del Padre Eterno. Sì. E tra le due, qual è la mano di Dios? Qual è la mano di Dios? E Dio che gli dirà: guarda, per anni ho sentito parlare della tua mano e finalmente ci stringiamo la mano del Dio, anche perché, con la D maiuscola, del Dio pagano. Sì, anche perché, carissimo Lucio, dobbiamo dire anche una cosa, che Napoli è doppiamente amareggiata stasera, perché Napoli si aspettava ancora di festeggiare il Diego che... conosciamo tutti, il Diego che abbiamo festeggiato pochi giorni fa per il suo 60° compleanno, il 30 ottobre, cioè 20 giorni fa. Esatto. Ed eravamo qui a rallegrarci quando abbiamo visto la fotografia l'altro giorno di lui sorridente finalmente dopo l'operazione al cervello, perché poi ovviamente ci tocca fare anche della fredda cronaca. Diego Maradona
nelle ultime ore sembrava stare molto molto meglio dopo l'operazione che aveva subito al cervello e per cui già tanti si erano preoccupati, si erano detti molto preoccupati della salute, dello stato di salute di Diego Armando Maradona. E poi nelle ultime ore, oggi pomeriggio, ci sono state queste complicanze. È arrivato un arresto cardiocircolatorio e nulla si è potuto più allora, fare. Allora, se possiamo chiamare anche al telefono il collega Franco Esposito, che pure ha vissuto Diego Armando Maradona, è stata la prima firma a Napoli del Corriere dello Sport, mi farebbe piacere anche sapere che un suo ricordo. Ricordiamo... è pronto? Pronto? Ecco, sì, pronto, buonasera. Buonasera. Chiamo da Porto Cesare, provincia di Lecce. Sono un tifoso di Napoli. Sì. E ci sono rimasto male per sentire che è morto Maradona. Sono un tifoso, un tifosissimo di Maradona. L'ho sempre seguito in TV e anche sempre piaciuto vederlo giocare. Mi è piaciuto per quello che ha fatto per Napoli, ha dato il cuore e l'anima per tutti, per i tifosi e per la gente. Una persona così non si può dimenticare. Assolutamente, assolutamente. Grazie per questa testimonianza anche da parte sua. Vi ricordo che naturalmente potete chiamarci al numero per dirci anche cosa state provando, tanti di voi. Io sono sicuro che molti in questo momento stanno anche così scocciati, chiusi nel silenzio, perché a volte il silenzio è anche bello viverlo nei momenti di tristezza, un po' di solitudine. Vediamo allora se ci riusciamo. Sì, la Gazzetta dello Sport. Col vice direttore che ricorda Diego Armando Maradona. In questo 2020 davvero poco fortunato per tutti, la data del 25 novembre resterà scolpita nella memoria anche per quanto riguarda il calcio per la morte di Diego Armando Maradona. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di un fenomeno globale, tutto il mondo ha vissuto, sta vivendo questa notizia come un colpo al cuore, come qualcosa che ci è venuto a mancare troppo presto. Guarda, è difficile, io ho i brividi e sono emozionato anche solo a parlarne, perché che Maradona stesse male, che Maradona avesse subito l'ennesimo ricovero, che Maradona fosse in condizioni difficili, quante volte l'abbiamo vissuto, però Maradona ci è sembrato sempre alla fine un indistruttibile, invincibile, immortale come i suoi colpi, come le sue giocate. E quindi poi nonostante tutto Maradona c'era, Maradona era lì, Maradona era grasso, Maradona era alcolizzato, Maradona era drogato, Maradona faceva polemica, Maradona tornava, Maradona, però era Maradona e stava sempre lì. Questa notizia improvvisa sciocca tutti in un anno maledetto, in un anno bastardo, perché questo 2020 è veramente un anno maledetto sotto troppi punti di vista, e ci lascia il più grande di tutti. Si dice spesso Maradona o Pelé, io non ho vissuto Pelé, quindi mi è difficile poter fare un paragone, però ho vissuto Maradona e non ce n'è per nessuno, non soltanto per quello che Maradona ha fatto in campo, ma per quello che Maradona ha rappresentato. Maradona è stato un rivoluzionario, Maradona è stato Che Guevara, Maradona è stato non soltanto il più grande campione artista della storia del calcio, è stato il calcio. È stato il bambino che ce la fa e diventa una leggenda, un'icona mondiale, è stato il leader delle sue squadre, è stato quello che ha vinto un campionato del mondo da solo, è stato quello che ha portato Napoli sulla vetta d'Italia ed Europa, è stato Maradona. Ci sono delle parole di Jorge Valdano, un grandissimo del calcio argentino, che fanno riflettere oggi alla luce di quello che è successo. Sì, Valdano ha scritto tanto su Maradona, descrisse anche il gol del siglo, no? Il gol più bello di sempre, è una descrizione fantastica. Valdano è stato compagno di Maradona e compartecipe di quell'azione perché gli correva accanto, ma disse anche un'altra cosa quando, raccontando le gesta di Maradona, dice: ti abbiamo detto tutto e ti abbiamo detto anche tante menzogne, ti abbiamo detto che eri il più grande, ti abbiamo detto che giocavi come nessun altro, ti abbiamo raccontato tutto quello che tu volevi sentirti dire e quello che noi volevamo dirti, tranne la verità, che eri un dio del calcio, ma eri soltanto un uomo. E questa è la cosa più triste, se vogliamo, è la cosa anche purtroppo più vera. Maradona è stato un dio del calcio, è stato un dio del calcio, però alla fine era un uomo e ha vissuto una vita che per un uomo è stata insostenibile, tant'è che lo abbiamo perduto a 60 anni dopo aver rischiato di perderlo
per tante altre volte. Io ho visto uno degli ultimi video di Maradona già in, con il lockdown, in cui veniva festeggiato per i 60 anni in uno stadio vuoto e non stava in piedi, cioè lo tenevano, lo sorreggevano, ed era un video veramente che fa molto effetto, perché non sembrava più lui. Su Maradona non sappiamo, non abbiamo mai saputo completamente le sue condizioni di salute, quando lo ricoveravano, che cosa causava questi ricoveri. Però ripeto, Maradona è entrato nelle vite di tutti come un'icona non soltanto sportiva, cioè nel grande gruppo degli uomini che hanno comunque fatto la storia e l'hanno modificata e cambiata. Maradona è John Fitzgerald Kennedy, Maradona è John Lennon, Maradona è Marilyn Monroe, Maradona è James Dean, Maradona è stato questo, no? Qualcosa che rimane nell'immaginario collettivo, nella storia di ognuno di noi. Era un dio del calcio, purtroppo era anche soltanto un uomo. Su Gazzetta.it troverete chiaramente tutti gli approfondimenti e tutti i video, compresa un'intervista che proprio tu, Andrea Di Caro, realizzasti con Diego Armando Maradona nel 2013 qui alla Gazzetta dello Sport. Continuate a seguirci. Grazie, Andrea Di Caro. Grazie a te. Erano gli amici della Gazzetta dello Sport. Dalla Gazzetta dello Sport saltiamo a quello che è stato sicuramente una delle prime firme del Corriere dello Sport qui nazionale in tutta Italia, Franco Esposito. Buonasera Franco. Buonasera, buonasera Angelo. Sì, se mi date sempre un po' di audio in studio, grazie. Franco, questa notizia ci devasta, non ho altri aggettivi. Questa notizia mi ha gelato e sono ancora sconvolto e lo sarò ancora per diverso tempo. Purtroppo abbiamo assistito a un genio che su se stesso ha effettuato un esercizio di autodistruzione. Lo piango, Diego, lo piango come genio calcistico, lo piango come amico, lo piango come uomo. Sì, Franco, capisco l'emozione, però tu l'hai conosciuto bene, hai conosciuto l'uomo, hai conosciuto il calciatore, lo hai visto, lo hai seguito fin dal primo giorno in cui tu sei arrivato in Spagna, nel momento della trattativa. Oggi Diego ci lascia, se ne va. Che cosa ha lasciato al mondo del calcio in generale, ma soprattutto a Napoli, quest'uomo? A Napoli ha lasciato un'impronta, secondo me, indelebile. Quella di aver trasformato una squadra non legata all'anonimato, una modesta squadra di calcio, una modesta società di calcio, ancorché diciamo gloriosa e tutto quanto, trasformarla in una società di elite, in un club di elite capace di vincere in Italia e in Europa, laddove noi venivamo da anni, anni e anni, per quanto riguarda il mio percorso professionale, anni di sconfitte e di umiliazioni un po' su tutti i campi d'Italia. Maradona ci ha dato una dignità, ci ha dato il piacere, la gioia, la felicità, l'emozione di essere tutti. Ecco, Franco. E a noi ovviamente alla città di Napoli. Certo. E a tutti i napoletani. Possiamo dire che con la sua scomparsa gran parte del calcio italiano forse si ricrede sulle gesta incredibili che ha fatto quest'uomo in Italia? No, Angelo, no. Su Maradona calciatore, il giudizio è sempre stato unanime, totale. Il giudizio di un grande, del più grande calciatore di tutti i tempi. Su questo, dal punto di vista del calciatore, non c'è stato mai problema. Talvolta però si è sbagliato, si è ecceduto, si è esagerato nell'abbinare il Maradona calciatore, il numero uno, l'etti del calcio, l'extraterrestre del calcio, all'uomo. L'uomo è stato discutibile. Discutibile perché ha preteso, ha voluto, ha insistito per vivere alla sua maniera, cioè per non negarsi nulla, nel bene e nel male, l'uomo. Lucio Pieri voleva farti una domanda, Franco. Franco, lei che ha avuto il piacere di viverlo veramente da vicino, quanto sono state nefaste e quindi poi mortifere fino alla fine quelle che sono state le cattive amicizie di Diego Armando Maradona? Se se ne va a 60 anni con un arresto cardiocircolatorio, per l'amor del cielo, esiste sempre il fato e il destino, e su quello non c'è dubbio ed è ineluttabile.
però credo che stiamo parlando di un uomo che ovviamente viveva in un corpo che ha subito tanto, troppo. Il corpo di un ottantenne, di un novantenne. Io sono rimasto terrorizzato quando l'ho visto il giorno in televisione, quando ha preso la guida della squadra di Gimnasia e Esibir della Plata, perché si è avvicinato alla curva per salutare il pubblico che lo osannava. Sì. Faticava persino a camminare, Maradona, a 58 anni, faticava persino a camminare. Era qualcosa di raccapricciante. E ricordavo sempre le parole che l'ingegnere Corrado Ferlaino mi ha detto di ritorno da una sua vacanza a Punta dell'Este. Io ci trovavo in vacanza a Punta dell'Est, in inverno, in Uruguay. In Uruguay, e Maradona era a Punta dell'Est. Quel giorno, in quei momenti, Maradona ha rischiato di morire. E Ferlaino mi ha raccontato la sua emozione, il suo terrore. È andato a trovare Maradona in ospedale, al pronto soccorso, appena si è sparsa la notizia, ha trovato quest'uomo con il colore della cera, che è praticamente morto. E per morto lo davano anche i medici dottori. Quello è stato, ripeto, l'ho detto prima, un processo di autodistruzione sull'uomo. È chiaro che le cattive amicizie che aveva Maradona sono cattive amicizie di gente che con Maradona e su Maradona ci ha mangiato, letteralmente sì. Mangiato. Non che gli abbia rubato i soldi, però ha campato con Maradona. Perché la generosità di quest'uomo, di questo grandissimo, immenso calciatore, la generosità dell'uomo era pari alla sua grandezza di calciatore. Posso citare alcuni episodi, un episodio soltanto. Lui ogni Natale che faceva, ogni vacanza di Natale, durante tutto il periodo che è stato a Napoli, al ritorno dalle vacanze, dalle vacanze natalizie, lui regalava ad ogni calciatore una fedina d'oro in segno di amicizia. Bagni, che ha vissuto con lui nel primo periodo napoletano all'Hotel Royal, ha trovato nella sua stanza ogni sera di ritorno dall'allenamento, ha trovato un giocattolo per il suo bambino, ogni sera, tutte le sere. E allora si diceva: Bagni e Maradona non vanno d'accordo perché sono gelosi l'uno dell'altro. Non poteva essere non un calciatore. Franco, ecco, non era vero appunto questa storia. Franco, grazie per aver arricchito ancora il nostro programma. Fatemi salutare anche quelli che ci vedono su Sky, canale 808, in tutta Europa, siamo collegati anche con loro. Franco, permettimi di farti gli auguri per gli 80 anni in diretta, forse qualche ora prima. Però è veramente... non porta bene, ma li accetto, perché sotto questo aspetto qualcuno ti ha preceduto, ma comunque gli auguri sono sempre graditi, certo. Anche se 80 anni sono tanti, pesano, certo. Sono 80 anni comunque pesano, però io posso dire di ringraziare tutti gli amici, veri amici, che hanno fatto di questi miei 80 anni una cosa veramente notevole e hanno rappresentato qualcosa di veramente importante per la mia vita, ecco. Gli amici come te e come voi. Sei gentilissimo, grazie del tuo contributo come sempre splendido, poi ci sentiamo domani perché non ti dico. Ciao! Ciao, ciao! Ciao! È arrivata la troupe con le immagini del sindaco di Napoli, allora se mi mettete in onda le possiamo mandare stesso da qui. Federico, grazie. Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Diego Armando Maradona. Davvero una notizia tragica in un anno pessimo. Lo avevamo visto sofferente in qualche immagine di alcuni giorni fa, l'operazione, ma nessuno di noi poteva immaginare a 60 anni, da poco si era festeggiato il suo compleanno, un epilogo così drammatico. Maradona e Napoli. L'amore di Napoli e dei napoletani per Diego è viscerale. Nel 2017, per nostra volontà, è divenuto cittadino onorario di Napoli, ma non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Però siamo contenti che nell'anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona. Attraverso di lui e attraverso il calcio, sembra incredibile, Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Maradona, un uomo che ha unito tutti i napoletani di tutto il mondo, e ha unito anche
i tifosi di altre squadre, se vogliamo, perché è stato il più grande e immenso calciatore di tutti i tempi. Sì, un uomo anche discusso nella vita, ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli e i napoletani, con la sua genialità, con la sua unicità, quindi ci ha dato felicità. Tanta gente ha chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest'uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Quindi oggi per Napoli è una giornata tristissima, l'abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia e nella consapevolezza che quest'amore non finirà mai, perché è stato un amore vero, un amore grande. Ed erano queste le parole del primo cittadino di Napoli. Ci fermiamo un attimo, se non ci sono notizie dell'ultima ora. No, per ancora il momento no. Per il allora momento andiamo no. In pubblicità, poi ritorniamo ancora. Vi possiamo salutare così? San Gennà, non ti crucciare, tu lo sai, ti vogliamo sempre bene. Ma na fin di Maradona, squaglio sangue in de vino. E che stai? Pubblicità. Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna. Stiamo parlando appunto della notizia che è arrivata qualche ora fa della scomparsa del nostro Diego Armando Maradona. Abbiamo al telefono Salvatore Isaia, credo. Salvatore, buonasera. Buonasera direttore, buonasera Lucio. Ciao Salvatore, buonasera. Hai detto voglio intervenire perché voglio guarda, esprimere anche un giudizio, prego. È qualcosa di assurdo quello che il 2020 ci sta riservando, anche tutto quello che sta accadendo, adesso anche la scomparsa del nostro Diego. Mi sono sentito insomma di portare la mia piccola testimonianza al re di Napoli, perché il calcio non è calcio se non si parla di Diego Armando Maradona. Ma ti posso dire, Salvatore, egoisticamente parlando, era già difficile in queste settimane, insomma, da quando si è ripreso a giocare post-Covid. Adesso siamo in piena emergenza sanitaria, chi più di te può testimoniare, anzi grazie per tutto quello che fate nelle vostre cliniche, insomma, nelle vostre strutture. Ma veramente hai l'impressione che oggi non ci sia più nulla da raccontare. Ne parlavamo prima col direttore durante la pubblicità, c'è da preparare una puntata di domani sera di Luna Azzurra Stadio e Napoli-Rijeka, insomma, già una partita di per sé vale veramente poco, però così diventa molto difficile. Certo, bisogna anche dire che quello che sta accadendo va al di là della scienza, cioè è vero che veramente pare che siamo addirittura d'arrivo per il vaccino, anzi le ASL sul territorio già stanno raccogliendo le adesioni per si partirà dagli operatori sanitari e dalle massime fragilità, quindi dagli anziani. Però quello che è accaduto oggi, insomma, Diego viveva in un corpo molto molto malandato. Malato, e non ha fatto nulla lui stesso per far sì che insomma le varie patologie che l'hanno colpito potesse avere la meglio. Insomma, non è stato un campione da questo punto di vista. Salvatore, grazie del tuo contributo. Grazie a te, direttore. Grazie, buona serata ciao, a tutti. Ciao, ciao, Salvatore, ciao, ciao. E allora sono appena tornate le telecamere dal murales che c'è dai quartieri spagnoli su Diego Armando Maradona. Se la regia è pronta, possiamo mandare anche le immagini. Non capisco che succede. Forse adesso dovrebbe andare bene, credo. Abbiamo qualche piccolo problema, capirete, siamo in diretta e stiamo cercando di... C'è gente che va, gente che viene, insomma. Sì, infatti. Prende sempre più quota l'ipotesi di intitolare da subito lo stadio a Diego Armando Maradona. È intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti per Napoli, mi sono appena sentito con il sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l'ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli. A me piace pensare, Maradona è ancora e sarà sempre la città di Napoli. Sì, io
Vorrei chiedere a Ciro Borrino se è vero questa storia delle luci accese stasera. Sì, si sono già accese. Sono già accese perché girano già sul web le immagini dello stadio San Paolo, completamente illuminato, e resterà acceso per tutta la notte fino alla partita di domani. E domani, lo ricordiamo, su volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, ecco, sì, durante tutta allora, la partita. Allora chiedo scusa, ci abbiamo al telefono l'assessore Ciro Borrino. Buonasera assessore. Buonasera a voi, buonasera a voi tutti. Senti, dunque abbiamo letto le tue dichiarazioni, si farà questa intitolarizzazione? Sì. Ah, guarda, assolutamente non c'è nessuna difficoltà, avviremo già domani tutto l'iter amministrativo che porterà a brevissimo all'intitolazione dello stadio a Diego Armando Maradona. Coinvolgeremo il consiglio comunale con la commissione sport, quindi con il consigliere Sgambati, presidente della commissione. Il sindaco convocherà immediatamente la commissione dopo lo massimo, quindi saranno atti conseguenziali e immediati. Senti Ciro, mi confermi che lo stadio San Paolo, come diceva Lucio, è acceso? Già da due ore è acceso e resterà per tutta la notte acceso. Assessore, che tempi burocratici ci vogliono più o meno per far sì che lo stadio San Paolo possa essere intitolato? In condizioni di normalità, siamo in una condizione di straordinarietà, sindaco d'Imperio convoca tutto e può immediatamente assegnarlo, quindi non mi chiedete un tempo, però faremo tutto in maniera veloce e degna per far sì che quello sia lo stadio di Diego. Ecco, quindi non si chiamerà San Paolo Diego Armando Maradona, ma direttamente Diego Armando Maradona. Vediamo un attimino, cerchiamo anche un po' di capire, perché possiamo immaginare che ci sarà qualche esperto che ci consiglierà di dire stadio San Paolo Diego Armando Maradona oppure stadio Diego Maradona, insomma, vedremo, ma sarà insomma. Però, assessore, posso dire una cosa? Io non voglio sempre fare polemica anche questo giorno, però forse... E non c'è da fare polemica. No, però si poteva fare prima questa cosa, no? Sempre quando uno, voglio dire, va via. Non si può intitolare quando una persona è in vita. Ah, non si può intitolare. Non si può intitolare. Per legge in Italia, poi in altri del mondo probabilmente sì, ma in Italia... Queste leggi in Italia. Da Enna, giusto. Da Lampedusa fino a Bolzano... Hai ragione. Assessore, lei poco fa ha giustamente dichiarato che lo stadio è di proprietà del Comune di Napoli, ma ha trovato anche, come dire, pieno assenso e consenso da parte del presidente De Laurentiis su questa eventuale Non ho sentito il presidente, ma posso dirvi che il dirigente degli impianti sportivi è entrato in contatto con l'entourage del Calcio Napoli e domani Red Bull dello stadio San Paolo trasmetteranno immagini del grandissimo. Che bello. Beh, lutto nazionale, lutto cittadino mi pare. Lutto cittadino, il sindaco sta per proclamarlo, dobbiamo capire un attimino quando ci saranno i funerali in Argentina, quindi capire se saranno il lutto cittadino che accompagneranno fino al giorno del funerale oppure partiamo dalla prigione fermo, domani è già il lutto cittadino. C'è da ora veramente. Sì. Assessore, abbiamo approfittato ovviamente della sua figura in quanto amministratore, rappresentante amministrativo della nostra città, ma il suo ricordo di Maradona da tifoso del Napoli? Allora, ricordo da quindicenne o ricordo da assessore? Da quindicenne ero in curva e me lo ricordo. Da quindicenne ero in curva e posso dirvi che quando quella palla rimbalzava e aveva superato un colpo di testa il grande Giovanni Galli, insomma... Quel fiato, quei minuti, quei secondi, quelle frazioni di secondi interminabili in cui quella palla entrava saranno uno dei ricordi più belli della mia vita. Bene. Posso dire che invece quello che mi ha stupito è quando ho dato la cittadinanza onoraria a Maradona, sì. Penso che vi ricordiate, quella conferenza stampa, alla fine della conferenza stampa, andammo nella saletta dietro, Diego mi abbracciò e disse ti ringrazio, mia mamma è contenta. Ti ringrazio per le tue belle parole che hai utilizzato per me per ricordare quello che io ho fatto a Napoli. Io ho detto, guarda, dico, ma io non devi ringraziare tu me, ma sono io a ringraziare per tutto quello che hai fatto e per la mia generazione, perché io sono generazione Maradona, insomma, sono tra quei ragazzi che andavano a vedere la partita, quindi sono una generazione che ha vinto, che ha vissuto quei momenti speciali. E poi l'altro ricordo sempre della cittadinanza onoraria, vi voglio ricordare che il palco era difficile, c'erano un po' di fischi, c'erano un po' di contestazioni, un po' di polemiche, vi ricordate quei giorni di luglio di 3 anni fa? E il pubblico era molto critico, insomma,
sicuramente risiste a qualche calciatore del Napoli, e Maradona che cosa fece? Mise la mano sulla spalla, ci entrammo sul palco con Ligoni, metteva la mano sulla spalla, quasi a dire, Ciro, roba mia, non mi rifischiare a sto ragazzo perché sta facendo una cosa per me. Quindi queste sono due cose bellissime, da brividi. Grazie della disponibilità, Ciro. Grazie anche. Un abbraccio, grazie, buona serata. Grazie, buona serata. Ciao. Allora, c'è un filmato che abbiamo visto prima insieme al collega Trapolino, ce ne siamo innamorati, con una musica di Life, non so se Life, come no? Ecco. Dove Diego fa delle pazze. Durante il riscaldamento, no, esatto. Diego? Ragazzi, cioè, vediamocelo, perché queste sono immagini che i figli, dei nostri figli, che a loro volta avranno dei figli, che avranno figli, diranno che sulla terra c'è stato qualcuno che ha fatto impazzire un popolo. Bene, rieccoci nuovamente in studio. Abbiamo due telefonate, vediamo di prendere subito. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, Angelo, scusami, mi sono andato a intromettere, sono Aurelio, chiamo dalla provincia di Milano. Ah, che ti vuoi intromettere, Aurelio? Benvenuto. Mi sono intromesso proprio nei momenti in cui avete tanti personaggi illustri, quindi ti rubo proprio 30 secondi. No, dai, vai tranquillo, vai. Solo per dire una cosa, intanto adesso io non so se vi siete accorti, fammi dare anche il mio pensiero e contributo da napoletano su questa persona che abbiamo veramente amato tanto. Allora, non so se vi siete accorti, questo oltre a ballare, ma con le scarpe slacciate, non so se vi siete accorti, sembra un piccolo particolare, no, proviamo noi, inciampiamo, cadiamo, con le stringhe lunghe sotto i piedi, questo con le scarpe slacciate, avete visto cosa faceva? Ma sì. Io non voglio parlare... scusami, vado un po' a ruota libera, io non voglio parlare da napoletano, il mio pensiero non è da calciatore su quella persona lì, no, io è da uomo. Questa persona è nata in un posto poverissimo e ha camminato a braccetto con i potenti del mondo, ma non si è mai dimenticato chi era. Quindi lui, quando è venuto a Napoli, non me ne frega niente quello che ha fatto calcisticamente, se abbia vinto due scudetti, non me ne frega niente. Questo ha capito e si è incarnato nel popolo napoletano. Questo quando andava al nord non andava attraverso il calcio, cercava di far capire, non vi permettete di dire ai napoletani lavatevi, puzzate. Era questo che il popolo napoletano, per questo ama Diego Armando Maradona. E quindi è il minimo che a Napoli gli deve intitolare lo stadio. Io potrei stare ore a parlare, ma so che rubo minuti agli altri telespettatori e soprattutto alle personaggi illustri, ma io voglio che voi parlate di più, non tanto del calciatore, ma dell'uomo, ha tenuto testa, ripeto, ai potenti del mondo. E mi dispiace, si è rovinato la vita da solo, lui l'ha sempre detto. Io non ho mai fatto del male agli altri, mi sono fatto male da solo. Angelo, io vi chiedo scusa, avrei tante cose da dire, però parlate più dell'uomo, di quello che lui si incarnava. Lo abbiamo fatto ad inizio trasmissione, Aurelio, comunque fai benissimo a sottolinearlo. Tra le altre cose, è bello ricordare l'abbraccio di Diego Armando Maradona qualche anno fa a Roma, Papa Bergoglio. Ciao, sì. Buona serata, Aurelio. L'abbraccio con Fidel Castro, cioè... Tutti i personaggi. Esatto, con quelli che sono vicino veramente ai poveri, al popolo. E lui osteggiava, cioè era un Robin Hood del calcio, voglio dire, no? Lui ha fatto una guerra a Blatter, ma non era una guerra personale, era una guerra per combattere un sistema che lui voleva denunciare, e sappiamo bene quanto poi lo ha pagato. Sai cosa pensavo da napoletano poc'anzi vedendo quelle immagini, sì. Angelo? Che a volte veramente la vita è ingiusta, perché... Per noi calcisticamente, dispiace dirlo, ma Diego Armando Maradona è morto agli inizi degli anni 90, quando ha abbandonato Napoli, è dovuto andare via, sì, da Napoli. Poi c'è stata la parentesi dei mondiali del 94, dove, ecco, da amanti del calcio quali siamo, lo abbiamo ammirato fino a quando poi non lo hanno estromesso con quella famosa questione del doping. E poi abbiamo perso il giovane Massimo Troisi e abbiamo perso il giovane Pino Daniele. Ma ti rendi conto quanti anni di belle cose? Ci siamo persi. Ci siamo persi. Allora, intanto ti dico che lo stadio di Cava dei Tirreni è illuminato. Ah. Quindi hanno acceso anche lo stadio a Cava dei Tirreni, grazie anche agli amici di Cava dei Tirreni. Poi arrivano le dichiarazioni del mio caro amico anche Giuseppe Bruscolotti. 30 secondi, se
Però come sono belle queste immagini, fai no, 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 andiamo, non si possono. Non andiamo si possono a guardare. Sentire dal sito del Mattino, Beppe Bruscolotti, ascoltiamolo. Insomma, tutti quelli che lo hanno vissuto, e credetemi, sono tantissimi quelli che hanno vissuto Diego Armando Maradona, lo stanno ricordando in ogni modo. Mi piace però ricordare anche quello che accade poi nella nostra città, perché poi vedi, Lucio, tu questa città la conosci come me, certo. È una città capace di soffrire, è una città capace di... Guardate che cosa succede, guardate con l'audio, guardate qui. È come un lutto di famiglia. Questa piazza l'ha creata mio padre per omaggiare proprio Maradona in tempi buoni, non ora. E oggi per lui è morto come una persona di famiglia. Le lacrime sono tante, il dispiacere di un campione che ha rimasto il segno a Napoli e per tutta la sua città. Un segno indelebile che non si cancellerà mai, né col tempo né con altri grandissimi campioni che verranno, perché lui è stato il re di Napoli. Un vuoto immenso. È morto un padre. Stasera è morto il calcio. Ho visto adesso Sky, il figlio di Di Marzio piangeva di rotto. Ha lasciato un vuoto. Molto la storia, la leggenda. Il nostro padre. Tutto. Noi ci organizzeremo per fare una notte dedicata a lui. La farete qui? La faremo qui, sì. Ma qua questa è la seconda casa per Maradona. Ma questa è la prima casa, perché chi sta andando qua Maradona? Quando ero io. L'Alessi che abbiamo fatto qua nel 1990. Siamo scossi. Ma non abbiamo parole. Perché è venuto all'improvviso, proprio come una saetta. Eccoci nuovamente collegati. Tra le altre cose, queste erano le immagini appunto della, vicino ai quartieri spagnoli, sì. Ti dico anche, Angelo, che ci sono centinaia di tifosi del Napoli fuori dallo stadio San Paolo. Ah. Si è scatenato un vero e proprio tantam tra i tifosi, si stanno radunando tutti fuori allo stadio San Paolo. Ovviamente noi raccomandiamo di non dimenticare che sono le norme di sicurezza personale per gli altri da rispettare in questo periodo di Covid, quindi mi raccomando, mascherina, distanziamento per quanto possibile, però il dolore è tanto. Si sta organizzando una vera e propria veglia di tutta la città a Diego Armando Maradona. Certo, allora c'è una telefonata, andiamo subito al telefono. Pronto? Pronto? Sì, eccoci, buonasera. Allora, se andiamo, scusami un attimo, se andiamo live, per favore, agli amici della regia, eccoli qua. Eccolo. Dimesso dalla clinica di Olivosso, dove 8 giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale. Ex fuori classe, si è fatto largo tra la folla dei suoi fan, è salito a bordo di un veicolo, è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale di Villa Nueva Tigre, località a nord dell'area metropolitana di Buenos Aires. Qui Maradona si sottoporrà ai trattamenti necessari per curare la sua dipendenza dall'alcol e da alcuni farmaci. La località dove Maradona trascorrerà questo periodo non è stata scelta a caso. È un servizio questo, che era qualche giorno fa, abbiamo preso delle immagini vecchie, però effettivamente fuori al San Paolo ci sono dei tifosi. Adesso proveremo a intercettare e a capire quello che sta accadendo fuori al San Paolo. Chiedo scusa al telespettatore che l'ho interrotto, prego. Ciao, buonasera. Perdonami, prego, buonasera. Ciao, sono Luca da Giuliano. Senti, ciao Luca. Non ho parole, veramente una cosa che ci ha colpito profondamente. Cioè io sto così, quando è morto mio padre, oggi piango perché è morto Maradona. È una cosa che resterà sempre nei nostri cuori, ha dato tanto a Napoli,
non nascerà mai più uno come Maradona. Mike. La cosa che mi fa un po' rabbia, senza fare polemica, è che secondo me De Laurentiis doveva fare qualcosa in più quando Maradona era vivo. Ma forse tutti dovevano fare qualcosa in più. Maradona meritava di più dalla società Calcio Napoli. Non penso solo dal Napoli però, Penso anche alla FIFA, penso anche alla UEFA. Sì, sì, alla FIFA sì, però in generale dalla società Calcio Napoli. Capisco. Secondo me non è stato fatto danno dalla società. Beh, questo poi lo dirà il tempo, vedremo di capire anche questa situazione che, come dici tu, forse poteva essere gestita meglio, proprio per il rispetto che la città aveva con Diego. Grazie, esatto. Grazie. Grazie a grazie. Voi, grazie a voi, sono vicino a tutti i tifosi del Napoli. Grazie. Prendiamo l'altro telefono, poi una domanda da farti. Pronto? Pronto? No, è caduta la linea. Ti volevo chiedere, al di là delle cose adesso che tutti, le istituzioni adesso metteranno il loro timbro a questa situazione, che sappiamo com'è, resta un popolo. Resta una città, resta una passione, resta un amore che nessuna amministrazione comunale, regionale, provinciale, nessuna istituzione può modificare o cancellare. La spontaneità del popolo è la bellezza di Napoli, è la straordinarietà di una città che pure nelle difficoltà sa essere grande, sa essere sa essere proprio unica. Unica, brava, non mi veniva l'aggettivo, unica, anche nel dolore. Sicuramente, ma è la testimonianza che Maradona è Maradona. Cioè, tutte le telefonate che stiamo ricevendo, ma la sensazione anche mia, personale, tu più di me lo hai vissuto anche da vicino, Diego Armando. Io ho avuto il piacere anche di mangiare appunto, con lui a casa sua. Io il contatto più ravvicinato che ho avuto con Maradona è quando stavo nei distinti e lui fece quella famosa punizione contro la Juventus. Ero proprio lì, a pochi metri da lui, e me lo ricorderò per sempre con queste braccia alzate al cielo. E tutti, io mi ricordo i tifosi che mentre festeggiavano si guardavano per dire: ma come ha fatto? Era impossibile, ancora oggi non si spiega fisicamente, scientificamente, come una traiettoria del genere potesse andare a insaccarsi alle spalle di tacconi. Giornata piovosa. Però la sensazione è proprio quella, è come se fosse morto qualcuno a te profondamente vicino, caro, come un padre, come un fratello. No, io quando ho avuto la notizia, ti giuro, ero... Mi ha chiamato Raffaele Tagliamonte e me l'ha detta subito. E a un certo punto mi sono sentito un po' di girare la testa, mi sono dovuto un attimo fermare, però capisco tutti quelli che poi perdono un riferimento, perdono una persona, un punto di riferimento. Maradona lo era, anche se da lontano noi soffrivamo con lui, e questo è stato un sentimento di tutta Napoli, non personale ma di tutti. Sapere Diego in ospedale, sapere in difficoltà, le notizie, noi mandavamo il Forza Diego, no? Ogni sera, chi ci segue lo sa. Puoi pensare che si aggrava, puoi pensare che piano piano capisci, ma non puoi pensare a un improvviso spegnimento della vita così. Ma poi la fotografia di 3 giorni fa, lui che sorrideva, insomma, gli ho detto vabbè, ce l'ha fatta pure stavolta, sempre perché nel nostro immaginario collettivo era immortale, certo. È sempre lo stesso, Diego, no? Ci fa vivere quei giorni di grande paura, ma poi con il colpo di genio che soltanto lui sa fare, come faceva in campo, si risolleverà. Andiamo ancora al telefono, c'è una telefonata, pronto? Buonasera, ciao Angelo, ciao Lucio, ciao Nino. Ciao, ciao. Senti Angelo, io a parte che sto male, sono contento che mi sono andato da lavoro perché non ce la facevo nemmeno più. Purtroppo sono un ragazzo giovane, non sono fortunato come voi, avete vissuto Diego, ci ha usato da vicino sul campo. Però da tifoso del Napoli mi sento debitore di Diego. In senso che vorrei ricambiare tutto quello che lui ha fatto per noi e per la città. Purtroppo questo non lo possiamo fare mai perché abbiamo un debito a vita, però l'unica cosa come poter debitare è amarlo per sempre come abbiamo sempre fatto e combattere per la sua immagine fino all'ultimo respiro, perché quello che comunque veramente ci ha fatto sentire felici, avere pensieri, quei momenti quando sentivo persone, familiari, che quando Diego ha fatto gioire Napoli, quei giorni a Napoli non c'erano pensieri. E non è una persona umana, è una persona che per noi
è stato più di un calciatore, poi aveva un grande cuore, aveva il cuore come giocava a calcio. Sto male, non saprei che fare per lui. Io ho anche un figlio che si chiama Diego. Non lo so, guarda, deve passare, sarà difficile, ma veramente mi sento male. Abbiamo perso, forse, non so, non c'è più nemmeno voglia di guardare la partita domenica, te lo giuro, guarda. Scusatemi, allora, grazie. No. Allora arriva la foto dal San Paolo. Abbiamo una foto per il momento dal San Paolo, se la possiamo mandare. Eccola qua, la alzo un po' così tanto per vedere. Guarda, guarda quante gente, lo stadio avanti. San Paolo, e ci sono le persone che si sono lì di fuori la curva B. La riconosco come fosse la mia curva, quindi ne ha parlato anche Conte, ha detto era un genio del calcio. L'equipe addirittura titola "Se n'è andato un dio". E quindi anche questa è una questione relativa a quello che riportano anche i giornali non italiani e quelli stranieri. Non vi dico poi che sta succedendo in Argentina, dove 3 giorni di lutto, naturalmente in Argentina, poi Maradona. Se qua a Napoli è tutto, ma in Argentina, pensate, un uomo che ha portato la Coppa del Mondo e tante vittorie con le nazionali. Fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, dovremmo finire, ma invece andiamo ancora avanti per mezz'ora, perché Diego per noi è importante.